Se permettete mi terrò un discorso, ma cantato a tempo di rap. Racconta proprio di Vicenza. È cantato un po' anche in Gramlò e sentirete proprio la lingua dei neri, quella originale, dentro il mio discorso. Jazz! Eccoci qua con Franca. Buongiorno Dario. Buongiorno. In fuga dal Senato, questo libro che è anche uno spettacolo, vorrei partire dalla copertina. Franca Rama disegnata da lei in bicicletta con dei fiori. Cosa voleva portare sulla copertina di questo libro? No, soprattutto proprio l'unico posto indica l'unico posto da dove si possa uscire dall'alto, proprio andarsene in volo con la leggerezza maggiore che abbiamo la possibilità di realizzare, senza far frastuono, ma chiara e di peso, se è possibile. Cosa c'è, Dario? Fuga dal Senato è un diario della vita di Franca, una memoria molto intima alla quale ha lavorato fino agli ultimi giorni. Ora è anche uno spettacolo, è un modo per continuare un sodalizio artistico, amoroso, è un modo per essere ancora sul palco con lei. Scrivere in forma di teatro è un mestiere, è una scelta. Se si va a vedere Molière, ci si accorge che anche quando di fatto scrive un saggio, tutto l'andamento, le chiavi, le situazioni sono del teatro, vuol dire avere dentro un ritmo, far sentire i movimenti, le persone che si muovono, non soltanto fare dichiarazioni, ma obbligare chi legge a entrare dentro la situazione, vivere una situazione. E questa è stata la scelta di Franca. Questa canzone è molto importante, soprattutto perché arriva veramente sì, alla fondazione. Però Dario, sì, cortese, fammi finire, stavo dicendo delle cose. Però la canzone ti consiglio. Ma sì, sì, poi la cantiamo. Non buttare, scusa. Ma se non ti ho... Mi butti in basso. Non ti ho. In occasione della candidatura al Senato, Franca le ha detto che aveva paura. Lei le ha risposto, ma sei pazza, non ti ha spaventato mai nulla nella vita. Era proprio così? Sì, io... Dicevo all'inizio che era impossibile, che non era il caso. E poi però quando ho visto e ho sentito le sollecitazioni della gente semplice, che addirittura veniva sotto casa, sapeva che lei era in dubbio, gli amici, le telefonate, qualcuno le ho raccolte anch'io, ha detto, a questo punto bisogna che tu tenti, fallo per loro. E lei dice, guarda che la responsabilità è anche tua da questo momento. E va bene, la prendo anch'io. In fuga dal Senato è un libro per informare, è un ritratto dell'Italia, è un ritratto della politica, è un ritratto della parola che vince sulla violenza, anche come già era stato con il monologo Lo stupro. La parola vince sempre. Vince se è sopportata anche dai fatti, dall'azione, perché altrimenti diventa soltanto scrittura. Quello che è stato importante dell'atto di Franca è che moltissimi, e lo si vede, lo si sente, hanno bisogno di informarsi. E basta pensare la quantità di testi che sono stati comprati dalla gente a teatro, che sono tre volte tanto quelli che vengono comprati nei negozi. Ma è un fatto, un segnale importante.
si è mai chiesto qual è stato il segreto del vostro sodalizio, del vostro amore? La faceva ridere, la faceva pensare, la faceva piangere, la faceva arrabbiare. Qual era il segreto di Franca? Lei con ironia diceva spesso, quando ricevavamo delle inutili violenze e soprattutto insulti, e queste continuano sempre all'infinito, quando un personaggio tu lo metti al muro, con le spalle al muro, e non sa più che pesce pigliare per evitare di credere e prendere in considerazione quello che stai dicendo, ricorre sempre agli insulti e alle minacce addirittura. E Franca lo faceva a proposito di questo discorso: ma cosa vuoi? È soltanto teatro il nostro, non possiamo pretendere. Ed era veramente un'ironia, perché quel solo teatro significava proprio il rovescio. No, non è questo, non è questo. Quello è quello della scissione, quello che dico io, quello che fa. Gene, 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 dal formibo. Gene, 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 dal formibo. E a noi non resta che dire grazie davvero. Grazie. Tua, tua, tua.